Se dovessi portare a casa qualcosa, direi che porterei un'immagine, una sequenza di non più di 10 secondi. Quella bambina che avevo incrociato, che ballava sulla strada per venire qui alla Libella. Era l'immagine della persona felice. La mia deformazione professionale mi ha colpito quel sacerdote che leggeva in una chiesa rupestre e alimentandosi con una candela. Mi è venuto in mente che la lettura illumina. Direi la cosa più interessante è stato il contatto con le persone che abbiamo incontrato, quelli che ci hanno aiutato nel viaggio, le guide, i ragazzi che portavano i muli, e le signore che ci hanno accolto, che hanno cucinato. E quindi forse la cosa più bella è stata la possibilità di scambiare delle impressioni, delle idee e delle emozioni anche con la gente che abita in questo paese.
la notte che abbiamo dormito alla diciamo stazione di posta, tornando su dal Gundagunde, dove abbiamo dormito tutti insieme sul tavolato, noi, tutti loro che ci hanno aiutato, e così è stata una notte molto, molto intensa, molto comunitaria. Bellissima, bellissima, un po' faticosa, però straordinaria, era quello che cercavo. Un'immagine che ti è rimasta impressa? Un'immagine che mi è rimasta impressa è il canyon di Gundagunde appena siamo entrati, il silenzio e il senso dell'essere isolati proprio in un punto completamente fuori dal mondo. Impressione è il senso di calma di questo popolo, il senso di tranquillità e di pace, cosa che insomma noi un po' abbiamo dimenticato. Ma mi ha dato l'impressione di conoscere un paese attraverso un percorso a piedi, poter vedere dei paesaggi incredibili e anche rivedere degli aspetti di una cultura contadina che ormai in Italia è persa. Bellissimo, un'esperienza straordinaria per me, molto sopra le aspettative sicuramente. Profumi, odori, beh, i profumi moltissimo, anche mentre camminavamo quando siamo scesi forse dal terzo rifugio, che abbiamo fatto questa lunghissima tratta in quello che sembrava essere un giardino, che per alcuni aspetti mi ha ricordato anche molto la nostra Sicilia a tratti, cioè questo profumo di fico d'India, questa cosa, e poi vabbè gli altri sono i profumi dell'Africa, penso, no? Quindi un po' unici alla fine, non saprei a cosa paragonarli. Viaggio stupendo, per gli spazi immensi che non mi aspettavo, tutte queste alture, questa visibilità a 50-60 km, non so, è stata una cosa bellissima. Poi vedere tutte queste persone così sorridenti, così disponibili, pacifiche, tranquille, sempre anche carine con noi, cioè non si sono mai tirati indietro, venivano addirittura loro a salutarci, è stato proprio bello, emozionante. Quella della chiesolina di Maria Ancorcor, la seconda, quella proprio era una stanzina tutta dipinta e inondata dalla luce, alla quale si accedeva da un piccolo pertugio nella roccia, e dentro c'era questo prete di 83 anni che ci hanno detto che viveva lì da 65 anni da solo, e questa cosa mi ha un po' colpito, insomma, cioè a pensare a questa persona che sta lì da solo per tutto questo tempo e vede solo le persone che vengono alla messa, i locali che vengono alla messa, oppure qualche turista ogni tanto, però talmente un posto sperduto, lontanissimo dalla civiltà, da tutto, che è proprio, cioè ti lascia proprio così, per noi impensabile, insomma, però
bellissimo.